Nelle prime ore del mattino, personale del commissariato di Niscemi ha dato esecuzione a delle ordinanze di custodia cautelare a carico di tre pregiudicati niscemesi. Si tratta di Gaetano Bergamo, di 40 anni, Pasquale Bergamo, di 21 e Giovanni Galanti, di 28 anni. Nei confronti di Gaetano Bergamo, già nel carcere di Gela per altri motivi, è stata notificata ed eseguita l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, in quanto ritenuto responsabile di diversi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi clandestine. Inoltre è stata applicata a suo carico la misura coercitiva degli arresti domiciliari per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Pasquale Bergamo è stato tratto in arresto su applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto responsabile di diversi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi clandestine. Giovanni Galanti si trova ai domiciliari in applicazione invece della misura coercitiva emessa nell'ambito dello stesso procedimento per il reato di danneggiamento seguito da incendio.